Il comune di Napoli ha premiato la MoMAP Napoli Futsal per la storica conquista della Coppa Italia di calcio a 5. In un clima di feste e di grande entusiasmo, gli atleti, insieme allo staff tecnico e dirigenziale, hanno ricevuto come riconoscimento una medaglia. Il sindaco Gaetano Manfredi ha fatto gli onori di casa con una forte promessa. Sappiamo bene che eh, c'è un problema di impianti in città, eh, che adesso abbiamo tante squadre importanti e questa è una di quelle. Noi vogliamo riportare il Napoli calcio a 5 che tor deve tornare a, a giocare in città, adesso noi ci lavoreremo insieme. Abbiamo, immaginiamo, anche degli investimenti, quindi stiamo facendo un lavoro insieme. Adesso vediamo quali sono le esigenze per trovare prima una soluzione transitoria e poi una soluzione definitiva. Una grande soddisfazione per il presidente Serafino Perugino. È una favola, è una favola. Sono emozionatissimo, felicissimo. Un progetto di quartiere che nasce nel 2013, abbiamo scalato tutti i campionati, abbiamo vinto il campionato di Serie B, di Serie A2 e adesso coroniamo un sogno, siamo nella storia, abbiamo vinto la Coppa Italia. Successivamente ha preso la parola Capitan Nando Perugino. Una grande emozione vincere, è stato un orgoglio per noi e per la città. È stata una gioia grande perché questa disciplina sta crescendo in questa città da, da tanti anni. Stiamo cercando di portare il nome di Napoli in alto anche in questo sport. E devo dire la verità che è stata una grande gioia anche vedere tanta gente al palazzetto di Policoro venire da noi a sostenerci, a seguirci, ma anche su tutti i social, tanti messaggi, ma anche il tanto seguito che la stampa sta dando a questa grande vittoria. Ha poi concluso la cerimonia di premiazione l'assessore allo sport e alle pari opportunità. Emanuela Ferrante. Lo sport napoletano si sta facendo conoscere a livello nazionale, la cosa bella, importante e gratificante per tutti noi, secondo me, è ecco, che ci facciamo conoscere non più soltanto per il calcio, ma per gli sport cosiddetti minori, ma che minori non sono perché hanno una funzione davvero importante dal punto di vista sociale.